Chiara Ferragni deve affrontare una folle iniziativa delle fan verso i suoi figli. Ecco cosa è accaduto di preciso. Chiara Ferragni è sempre al centro dell'attenzione dei media e così pure il resto della sua famiglia. La situazione però è delicata dal momento che sta affrontando un divorzio. Ma cosa hanno fatto le fan? Chiara è stata per anni l'idolo di tantissime persone che approvavano tutte le sue scelte e invidiavano il suo stile di vita basato sull'ostentazione del lusso. L'apice del successo è arrivato con la convocazione al Festival di Sanremo come co-conduttrice. A dicembre dell'anno scorso è arrivata una bella doccia fredda per l'imprenditrice digitale che si è vista assegnare una maxi multa dal Codacons. A questa è seguita l'apertura di ben 3 inchieste per truffa aggravata per i Pandori della Balocco, le bambole Trudy e le uova di Pasqua Dolci Preziosi. Tutto è stato messo in discussione e diversi marchi con cui collaborava l'hanno lasciata. A questo si è aggiunta la crisi personale per il naufragio del suo matrimonio con il rapper Fedez. I due erano sposati dal 2018 e insieme avevano costruito una bella famiglia. In precedenza avevano già vissuto momenti molto delicati e difficili come la malattia del cantante che aveva avuto un tumore raro al pancreas. Ora l'ex coppia si è divisa e ognuno ha preso la propria strada. Restano però i figli ancora molto piccoli. Ma quale gesto folle delle fan si è verificato nei loro confronti? Ecco tutti i dettagli della vicenda. Chiara Ferragni ha deciso di non arrendersi. Eccola al contrattacco. Chiara Ferragni e Fedez hanno sempre voluto esporsi al 100% sui social raccontando la loro storia d'amore. Stessa cosa è accaduta quando sono nati i loro figli, Leone e Vittoria. I piccoli sono stati protagonisti di tantissimi video e foto. Ora però i bambini non compaiono più negli scatti sulle pagine dei genitori. Per loro però esiste una pagina creata su Instagram dai fan che ora, non avendo materiale nuovo da fornire, è diventata un memoriale. Tanti utenti sostengono di sentire la mancanza di Leone e Vittoria, parlandone come se fossero loro amici o parenti. Qualcun altro ha commentato una foto in cui la bimba mangia voracemente così. Latrina. Questo perché i Ferragnez hanno sempre consapevolmente sovraesposto i figli in tantissime situazioni. Ora per alcuni utenti è difficile separarsi dai piccoli che si spera d'ora in poi abbiano una vita più libera e meno dipendente dai social. Tuttavia rimane il quesito più importante. Nonostante l'esposizione possa accettare più o meno qualsiasi commento, qual è il confine tra permesso ed esagerazione? Con questo commento esposto in bella mostra, sicuramente si è arrivati ad esagerare. Moltissimo.